La pace del Signore sia con tutti noi. Vi voglio salutare con un grande abbraccio e di una buona domenica a tutti quanti possano gustare questi momenti di felicità e di nuove unzioni che Dio ci sta dando. Non solo perché si sta servendo di ognuno di noi per poter andare avanti in un preciso istante di questo momento così critico nel mondo, ma Dio è grande e meraviglioso. Dio si può servire anche delle pietre, perché anche nelle pietre può far nascere persone o stimolare ogni cosa che può servire per evangelizzare o per fare ogni cosa secondo la sua volontà. Se oggi si serve di ognuno di noi è perché ha riconosciuto o ci ha dato quell'impegno di poter fare ogni cosa secondo la sua precisa volontà. Oggi il Signore mi ha messo a cuore di parlarvi del figlio prodigo. L'ho scritto qui sopra, la parabola del figlio prodigo, in Luca 15, versetto 11 in poi. Questa sua parola, come vediamo, trasformato molte persone, e fra cui anche me. Io non mi vergogno, anzi sono onorato di appartenere a Cristo e grazie a Cristo che tramite questa parola un giorno ho riconosciuto di essere un peccatore ingallito, per cui quando un giorno mi hanno invitato a una festa privata evangelica, fra cui il pastore parlava proprio del figlio prodigo. E come vediamo, in quel preciso istante, mentre il pastore parlava del figlio prodigo che chiese al padre di andare via, di prendersi tutti i suoi averi che gli toccavano, voleva essere in disparte, voleva vivere una vita per conto suo. E questo fare il padre lo lasciò libero, gli donò tutto quello che gli toccava. Il figliolo si prese ogni cosa e se ne andò per la sua via a vivere dissolutamente in un paese lontano dove ognuno che si avvicinava a lui non faceva altro che di approfittarsi dei suoi denari, tra cui viveva nella ubriachezza e non faceva altro che sperperare e farsi sperperare. Ma non passò molto tempo che questo figlio prodigo si trovò che tutti gli averi del padre furono finiti, perché chi lo rubava mentre era ubriaco, incosciente, chi lo derubava di un modo e di un altro, restò nella miseria. E mentre si trovò in questa situazione, in quel paese, avvenne una grande carestia. Noi siamo coerenti delle carestie perché stiamo vivendo in questo momento
in una carestia mondiale. Questa è la peggiore carestia che abbiamo. E se oggi sto parlando del figlio prodigo, è perché c'è un motivo. Perché tanta gente in questo momento, mentre guardando questo video, si raffigureranno come figlio prodigo. Il figlio prodigo si trovò nelle condizioni che non aveva più cibo, nessuno gliene dava, cercava lavoro e nessuno gliene dava perché lavoro non ce n'era. E come in questi momenti, lavoro non ce n'è da nessuna parte. Chi c'ha un buon lavoro o un lavoro mediocre se lo tiene stretto, perché perdendo quello sicuramente non troverà altro. Ma sempre per i figlioli di Dio che hanno accettato Gesù c'è sempre pane in abbondanza. Ma questo figlio prodigo cercò a destra, a sinistra, lavoro, non ne trovò. Arrivò a provare la fame. Quando si trovò in queste brutte condizioni, un proprietario di una fattoria ebbe un po' di compassione, ma un po' di compassione, un poco, lo prese a lavorare, a guardare i porci. Ma lui soffriva la fame e non si poteva sfamare. Mentre davano il cibo ai porci, i bacelli, lui voleva anche sfamarsi con quei bacelli, con quel cibo. Ma mentre stendeva la mano per prendere quei cibi, i porci si avventavano a lui e non gli facevano prendere neanche i bacelli per sfamarsi. Questo lui si allarmò di questa brutta situazione, e come l'uomo in questi giorni, in questi anni, e ancora ci saranno anni ancora più brutti, sta facendo come quel figlio prodigo, vorrebbe prendere, magari vorrebbe scassinare una banca per risolvere i suoi problemi, ma non gli è possibile perché ha paura di andare in galera. E come quel figlio prodigo voleva prendere quei bacelli con la mano e i porci si avventavano su di lui. Vedete? È un sinonimo all'uomo di oggi che si trova nel bisogno come si trovò il figlio prodigo. Ma non per farla lunga, il figlio prodigo a un certo punto non ce la fece più. E disse fra sé: quanti servi che lavorano da mio padre hanno cibo abbondante e io qui muoio di fame, non mi posso neanche cibare dei bacelli dei porci che danno a mangiare i porci, mi contentavo anche di questo e non posso. Rientrò in sé, come l'uomo in questi giorni sta rientrando o vorrebbe rientrare dentro di sé e dire: ah, perché io provo fame e i figli di Dio no? Perché chi accetta Gesù ha cibo abbondante, lavoro felice, sorride, la mattina si alza, scende i piedi per terra e loda a Dio e a tutto. E io muoio di fame. Io muoio di fame. L'uomo sta rientrando in questi particolari. Come figlio prodigo rientrò dentro di sé e disse: oggi stesso vado da mio padre, gli chiederò: padre,
perdonami. Non sono degno di essere tuo figlio. Ma lascia che io. Sì, papà. Fammi continuare, padre. Lascia che io venga a te. Trattami come uno dei tuoi servi. Trattami come uno dei tuoi servi. Almeno io posso cibarmi. Lasciami, padre. Lasciami continuare. Fallo per i tuoi figli. Grazie. Miei cari, il Padre ebbe compassione per suo figlio. Ma non solo questo, il Padre ogni sera da quando il figlio era partito guardava alla finestra e cercava di sentire il suo ritorno. Con l'occhio attento alla finestra, da lontano aspettava il suo figlio che ritornava. Ma quando fu ritornato suo figlio, gli corse incontro, lo abbracciò, lo baciò. Anche che il figlio gli chiese, trattami come uno dei tuoi servi, basta che io viva, basta che io mangi. Basta che io mi ciba, trattami uno come uno dei tuoi servi. Il padre ebbe compassione. Come in questo momento il padre sta avendo compassione di me e di te. Ti sta dando l'opportunità oggi di vedere questo video per rientrare dentro di te e dire, Abba padre, anch'io voglio far parte di te. Della tua casa, della tua parola. Oggi anche tu puoi rientrare. Oggi anche tu sarai santificato. Se tu lo vorrai, basta che tu chieda, Padre, perdonami. Perdonami con adorazione, con la fede, con la clemenza, dicendo Padre, voglio dormire nella tua pace, nella tua serenità, mi voglio abbandonare a te, come hai fatto con il fratello, la sorella, e missionari, fai che io sia con te. Il padre quando riconosce che suo figlio è tornato, non solo che lo abbracciò, e non solo che ti abbraccerà anche a te, ha chiamato uno dei suoi servi, il padre, e gli disse, oggi, mio figlio è tornato, facciamo festa, ammazzate l'animale più grasso, cuocetelo e facciamo festa. Prendete mio figlio, come si trova, spogliatelo, lavatelo. Vestitelo, onoratelo, onoratelo, onoratelo e mettete al dito l'anello come segno di appartenenza a me, disse il padre, e anche a te,
Anche te che stai guardando, stai guardando. Non so se il tuo cuore si è intenerito, non so se il tuo spirito è diventato piccolo quanto un dito. Per la clemenza, per la gioia, che in questo momento puoi essere anche tu felice, in armonia con la natura, con Dio, con gli angeli, con gli arcangeli, con Gesù. Non so se il tuo spirito si è commosso, ma se non si è commosso, vorrà dire che ancora hai bisogno di qualcos'altro. Magari sarà il prossimo video che vedrai. Sarà un'altra persona, un altro fratello, che magari con l'aggancio di quello che hai ascoltato qui, tu vai a collegare Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Io ti auguro la felicità eterna. Il padre disse: mettete l'anello al dito al mio figlio come segno di appartenenza. E mentre i servi lavarono il figliolo, lo pulirono, lo vestirono, gli misero l'anello al dito, si addentrava ad avvicinarsi l'altro figlio maggiore. Udito la musica che proveniva dalla grande fattoria, dalla grande casa del padre, mentre si avvicinava, scorse uno dei servi e gli domandò: ma che cosa sta succedendo? Cosa c'è? Sai, gli disse il servo, è ritornato tuo fratello minore. E tuo padre è felice che ha avuto suo figlio, sano e salvo. Ed ha detto: lavatelo, pulitelo, vestitelo, onoratelo e mettete l'anello al dito come segno di appartenenza a me. Il figliolo grande, mentre sentì tutte queste cose, si adirò. Mentre voi state ascoltando tutte queste cose, state facendo festa, vero? Vi state allegrando, vero? Ma il nemico si sta adirando, perché voi state facendo festa. Vedete il collegamento? Il padre e figlio minore e quello maggiore. Vedete il collegamento? Satana, il figlio maggiore. Si adirò, Satana si adira, perché voi state gustando la pace, la gioia, la felicità di quello che Dio può donare a voi se piegherete le ginocchia ora davanti a Gesù. Miei cari, nella grazia, il figlio prodigo ebbe compassione, fu vestito, onorato e messo al dito l'anello come segno di testimonianza. Voi sarete ricomi con una veste candida, splendida, mentre vi inginocchierete in questo momento, se potete. Se non potete, non ha importanza, con la vostra psiche, la vostra mente, immaginate con gli occhi aperti o gli occhi chiusi, non ha importanza. Immaginatevi che state abbassando ai piedi di Gesù. Vedetevi ai piedi di Gesù con la vostra mente e dite: fratello,
mio Salvatore, mio Gesù, ti chiedo perdono. Perdono. È vero, ho ammazzato, ho derubato, ho fatto questo, ho fatto quello, mi sono innervosito con mio papà, mi sono innervosito con mia sorella, mi sono innervosito con i miei familiari, ho peccato, ho dato prove di testimonianze negative. Mio Gesù, salvami. Ho fatto questo, ho fatto quello. E Gesù, mentre voi state parlando, vi prende dal ginocchio dove siete e vi alza e vi dice: fratello, vai in pace. Oggi stesso tu sei con me. Oggi stesso tu sei partecipe al mio trono di grazia. Cristo? Visto? È la realtà. Oggi stesso sei nella grazia di Dio. Cosa hai fatto? Hai messo tutto davanti a Gesù. Come? Hai fatto un pacchetto? Hai fatto una valigia? Hai fatto quello che hai fatto? No, hai chiesto perdono con la tua psiche, con la tua mente. Hai respirato, hai goduto, hai avuto anche un'estasi di felicità. Il figliolo grande e maggiore si adirò, non volle entrare. Il servo che parlò con il figliolo maggiore andò dal suo padrone, al padre, per dirgli: oh mio signore, c'è fuori vostro figlio maggiore che non vuole entrare. Si è adirato, il nemico si è adirato perché voi state facendo festa, siete felici. Eh? Signore, tuo figlio maggiore si è adirato, non vuole entrare, si è innervosito. Il padre disse: ma perché? Perché tu stai facendo festa. Dio sta facendo festa con gli angeli per te, che tu hai chiesto perdono. Tu hai chiesto perdono, oggi in questo momento, tu hai chiesto perdono. Dio, Padre, sta facendo festa con suo figlio Salvatore, Gesù Cristo. Gli angeli, gli arcangeli, tutti suonano perché tu hai chiesto perdono. Stai ritornando al Padre. Il padre cosa fa? Scende. Il padre esce fuori, il padre scende, viene a te. Va dal nemico e gli dice: lascia lui perché mi appartiene. Gesù va da Satana, gli dice: tizio, mi appartiene. L'ho comprato col mio prezioso sangue in croce. Ti costa, mi ci hai mandato tu. E io ho pagato per lui, per te. Il padre scende, va da figliolo maggiore, gli dice: figlio mio, ti prego, entra. Facciamo festa insieme a tuo fratello minore, perché è tornato. Ho riavuto mio figlio minore, sano e salvo. Non ti piace che mio figlio è venuto? Non ti piace che tuo fratello è venuto? Sano e salvo? Non hai piacere?
Vieni, ti prego. Il padre, grande, grosso, tutto, scende, va dal figlio. Vedete? Il padre viene. Gesù va da Satana e gli dice: lascia Tizio, Caio, Martino, perché mi appartiene. L'ho pagato con il mio sangue in croce. Ho pagato, ha pagato per te e per me e per tutto il mondo. Chi va al Padre. Il fior grande si adirò ancora. Più parlava il padre, più si adirava. Non voleva entrare il nemico. Il nemico era un angelo. Un angelo, il miglior angelo, il più bello angelo che esisteva. Celeste, vicino al Signore, era l'angelo più bello. Aveva un comando assoluto. Gli lasciava Dio a lui. Eppure si è adirato, si è ribellato a Dio e ha preferito vivere nelle tenebre. Il figlio maggiore si adirò con il figlio minore che è ritornato e non voleva entrare. Vedete, positivo e negativo. Oggi, se tu invece non ti adiri, vieni a far parte della famiglia di Dio, vivrai. Non solo che vivrai tu nella felicità, vivrà la tua famiglia, i tuoi figli, se hai figli, o li avrai. Non periranno la fame, la dissolutezza. Vivere in una vita negativa, una vita sconfortevole. No, avranno una vita felice perché Gesù stesso dice: io ho pagato per Tizio, Caio e Martino, per te, per i tuoi figli, per tutta la tua discendenza e sarai liberato completamente da tutte le cose che ti potrebbero accadere perché io metto la mia mano su di te e ti copro con la mia mano a te e tutta la tua famiglia. Questo ti dice Dio. Ma il figlio maggiore non vuole entrare. Gli disse: padre, spiegami. Spiegami, padre, com'è possibile? Tuo figlio ti ha chiesto il denaro, anticipatamente la sua eredità che gli toccava, tu gliel'hai donato, sei stato così gentile, gli ha dato tutto. Lui si è andato a sperperare tra le prostitute, gli ubriaconi. È rimasto senza, è ritornato e ha avuto pietà. A me, che io sono stato sempre con te, non ho mai sperperato niente, non ti ho mai chiesto neanche un agnello per far festa con i miei amici. Vedete, non ti ho mai chiesto un agnello per far festa con i miei amici. E tu hai ritornato, tuo figlio che ha sperperato tutto, hai fatto festa, stai facendo festa. Il padre gli disse: figlio mio, figlio mio, vedete, Dio ha compassione anche per il nemico, lo vuole salvare. Gli dice: figlio mio, figlio mio, figlio mio, tutto quello che ho. Forse non è tuo. Perché non lo prendevi? Perché non lo prendevi? Perché la tua mente era così attenebrata che non volevi prendere? Perché non prendevi un agnello e facevi festa con i tuoi amici? Perché? Forse io ti dicevo di no? Perché adesso, se volete far festa, venite al padre, fate festa, prendete l'agnello, prendete quello che volete, è tutto vostro. E padre, lascia tutto libero di prendere tutto ciò che vi fa bisogno, perché Dio gli piace se i suoi figli sono allegri, felici.
Capite? Il figlio grande non lo voleva capire. Lui obbediva e serbava rancore verso il padre, non si prendeva neanche un agnello per far festa con i suoi amici. Forse il padre gli proibiva questo. No, ma lui lo gettò davanti alla sua vista, questo problema. Gli disse, io non ho osato, vede, non ha osato prendere un agnello e far festa con i suoi amici, perché il padre gli obbligava di no, non era lui il padrone. Dio gli disse, forse io, in questi giorni che tu stai male, questo lo dice a te, forse in questi giorni che tu stai male, non hai lavoro, non hai una lira in tasca, sei preoccupato, magari hai qualche malattia. Questo? No. Magari hai qualche problema. Magari hai qualche cosa da risolvere con la legge. Magari hai odio con qualcuno. Magari hai tanti problemi. Ma Dio dice, venite a me, voi tutti che siete affaticati, e io vi darò un riposo alle anime vostre. Attraverso Gesù dice questa la sua parola. Venite a me, voi tutti che siete affaticati, io vi darò un riposo. Vedete, il figlio prodigo ebbe compassione verso il padre e così ho avuto compassione io. Io tramite questa parabola mi sono convertito. Quando un pastore ebbe l'opportunità di spiegare questa parola del figlio prodigo in una festa evangelica che mi hanno invitato a mangiare, ma io ero in attesa di questo. Io ero in attesa di questo, come tu sei in attesa di questo, come tu sei in attesa di questo. Io ero in attesa di questo. Perché ero nel bisogno. Io ero in Italia. Ero disperato. Disperato. Avvenne una carestia in Italia. Lavoro non ce n'era. Vedete il figlio prodigo? Lavoro non ce n'era. Carestia. Stava finendo il cibo. Ma prima che il cibo finiva a me e alla mia famiglia, sono rientrato in me. Ho detto vado via da qui, perché qui non c'è posto per me per vivere. Dove vado? Dove Dio mi comanda di andare. Ho messo tutto nella mano di Dio. Sono espatriato, sono andato in Germania. Sono andato a finire alla DR. In quel momento hanno aperto il muro alla DR, a Berlino. Hanno aperto il muro buttandolo giù e in quel preciso istante io mi trovo lì. E lì c'era morto lavoro. Ho dormito anche per 2 settimane, come dire, in una cabina di autocarro insieme agli altri.
che siamo partiti insieme. Ma lì a 2 settimane il lavoro che dovevamo fare finì e mi sono trasferito in Reinheim, dove sono attualmente. A Reinheim c'erano e ci sono i miei nipoti. Ho avuto l'opportunità di lavorare con loro. E di lì sono finiti i miei primi problemi, perché subentra la famiglia, vedete? La famiglia è quello che in questo istante ti dà un aggancio, un sollievo, ma piccolo sollievo. Quello che Dio ti dà è diverso. La famiglia ti dà quello che può. Ti dà quello che può la famiglia, è vero? E lì mentre lavoravo, però ancora ero nello stato confusionale. In che senso? Io ero solo qui in Germania. Mentre lavoravo ero nella disperazione ancora. La mia famiglia era in Sicilia. Io ero solo, dormivo in una kel, che sarebbe un sotterrato di un palazzino. Qui in Germania fanno gli scandinavi. E in quel momento soffrivo così tanto, e la depressione era non così alta come prima, ma era che non mi lasciava totalmente. E mentre lavoravo in quei giorni, la sera ero così stanco, così in depressione e in difficoltà, che non avevo neanche la forza di cucinarmi. A volte andavo a letto anche a sacco vuoto. Per tanti altri motivi che non posso neanche spiegare. Ma in quei momenti di tristezza e di difficoltà sono rientrato in me. Ho chiesto a Dio, non lo conoscevo come padre. Oh mio Dio, ho detto, tutti parlano di te. Vedete, tutti parlano di te. Io vengo in chiesa, ogni domenica vengo in chiesa, ero cattolico, vengo in chiesa ogni domenica. Ma cosa c'è che non va? Se c'è qualcosa che non va in me, liberami. Chiamami a te, vedete, il figlio prodigo. Rientrato in sé, diceva: quanti servi da mio padre hanno da mangiare e io niente. E io in quel momento dicevo: qui sono solo, la mia famiglia è in Sicilia, soffro nella depressione, chi me lo fa fare? Padre. Non osavo chiedere padre perché non lo conoscevo come padre. Dicevo: mio Dio, se tu esisti, aiutami, donami una soluzione. Miei cari, per farla breve, volevo uccidermi, volevo farla finita. Non trovo neanche la reazione in questo momento di come volevo uccidermi. Per farvelo capire. Voleva annegarmi, ma qui in Germania non c'erano mari. Volevo uccidermi con una pistola, ma
e non ne avevo. Ma in quel momento sono rientrato dentro di me, ho chiesto perdono a Dio. Ho chiesto perdono a Dio. E in quel momento ho sentito freddo e caldo, una frazione di secondo. Questo ho sentito. Freddo e caldo. Una frazione di secondo. È entrato in freddo e caldo, una frazione di secondo. Non capivo cosa era successo. Ma mentre entrò quel caldo e freddo, una pace prende possesso di me. La pace prende possesso di me. Mi sono alzato e sono messo a cucinare spaghetti. Ho mangiato così tanto quella sera che ho detto stanotte forse scoppierò. Notte vado a letto, dormo come un dio, mentre le altre notti erano il semiveglio e mi lamentavo. La mattina mi sveglio come se niente fosse stato, tranquillo. Non capivo cosa era successo. Vado a lavorare tranquillo, il lavoro procede come se niente fosse, tranquillo, tutto procedeva per bene e da lì è iniziata la mia nuova vita. Io non sapevo cos'era successo. Non sapevo cos'era successo. Neanche una settimana dopo sono stato invitato da un pastore a un grillo che vi ho parlato prima, della festa evangelica, dove ho sentito parlare del figlio prodigo. E lì mi sono convertito al Signore. E subito dopo mi sono aperto al pastore, gli ho detto ciò che ho sentito quella sera e mi ha detto che è entrato lo Spirito di Dio dentro di me. Non mi lascio mai più, anche che io ho deviato a destra e a sinistra, lo Spirito è stato fedele a me. Anzi, quando stavo cercando di sbagliare, lui mi tirava con la mano e mi diceva: Angelo, guarda che stai sbagliando. E io testardo. No, gli dicevo: lasciami fare, voglio provare. E sbagliavo. Quando mi accorgevo che sbagliavo, ritornavo al Padre. L'ho fatto tante volte e mi pento. Spero di non farlo mai più. Ma questo lo dico a tutti voi, chiunque ha sbagliato dopo la conversione, ritorna al Padre. Perché il Padre sta aspettando a braccia aperte, così come aspettò il figlio prodigo. Come aspettò il figlio prodigo, sta aspettando a te. Ecco, adesso vorrei concludere perché il video si sta facendo molto pesante, ma voglio pregare prima che chiudo per voi, perché da lì ho avuto la pace, la tranquillità, la felicità, tutto quello che facevo prendeva potenza. Da lì il lavoro procedeva e avevo tutto, tutto, tutto. Prima
lavoravo, guadagnavo tanto e non mi restava neanche una lira. Mia moglie mi diceva: ma mi mandi i soldi? E dove sono i soldi? Soldi non ce ne sono, me li mangiavo tutti. Invece adesso guadagno di meno e tutti quelli che guadagno li porto a casa. Perché sono benedetto da Dio e da Gesù. Vedete? A volte qualcuno dice: ma guadagno tanto, ma guadagni tanto ed esci tanto fuori con la pala. Eh? O con la carriola e li butti, li spendi. Vedete quel poco che adesso Dio lo benedice e lo ristagna e lo mette a disposizione della famiglia. E questo lo devo dire, ringraziato sia Dio che mi ha dato una moglie, che io non sono degno, ma ringraziate a Dio che l'ho avuto. Gloria a te, Padre. Adesso chiniamo il capo e lodiamo il Signore con la preghiera. Padre Santo, Dio d'amore, ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo lodare, ti vogliamo dire: Abba Padre, grazie per tutto quello che tu hai fatto e che farai ancora ai tuoi figli. E a tutti quelli che in questo momento vedranno questo video in diretta e anche quando la diretta finirà lo vedranno in tutto il mondo. Benedici chiunque lo vedrà e si accosterà a te attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo. Benedicelo Signore, benedici ancora non solo loro, anche tutte le loro famiglie, che anche le loro famiglie possono avere cibo in abbondanza, lavoro in abbondanza. E che possono trovare il suo sé che avevano perduto per strada attraverso il nemico. Padre, ti chiedo nuove unzioni, non soltanto per me, per le nostre famiglie e per tutti quelli che stanno avvicinandosi a te attraverso Gesù. Benedici ancora, Signore, tutti questi popoli in sottomissione, il terzo mondo, ancora i paesi sottosviluppati. Ancora tutte queste guerriglie, Signore, che la pace e la gioia e la gloria tua possa penetrare nel loro cuore e stare in pace. Grazie, Padre, grazie. Ancora benedici i nostri familiari, benedice mia moglie, Signore, i miei figli, mia nuora, ancora la sua partorenza, Signore, la sua gravidanza, Signore. Benedice ancora il mio genero. Fai che la calma e la tranquillità venga a sé ancora. Ti prego ancora per i miei consuoceri, per i miei nipotini. Signore, benedici ancora i miei fratelli, sorelle, amici e anche nemici, Signore. Se ne abbia ancora qualcuno che possa rientrare in sé, Signore, e che possa chiedermi perdono e io chiedo perdono a loro. Padre, perdonaci, ambedue, qualunque cosa abbiamo fatto. Abba, Padre. Ristabilisci la pace interiore sia a me che a tutto il mondo intero. Ti ringrazio, Padre, nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen. Per chiunque ancora mi sta conoscendo per le prime volte, può digitare il mio sito, ve lo indico e ve lo metto qui nella chat. www.gesulalucenelmondo.it troverete tutto quello che vi serve per entrare a far parte della famiglia di Dio. Lo trascrivo subito.
qui ve lo incollo, potete digitare chiunque e lì dentro troverete migliaia, migliaia, migliaia di siti che vi daranno pastura per tutto quello che avete bisogno. Se poi ancora avete bisogno di qualcosa che non la trovate, chiamatemi. Io vi metto anche il mio numero telefono in WhatsApp e potete chiamarmi benissimo. Mi trovo in questo momento anche nell'applicazione IMO, per chi WhatsApp non ce l'ha, IMO. Bene, mie care, nella grazia, vi saluto, vi abbraccio, per te, con la felice domenica e buon appetito a tutti. Vi stringo a me e voi a voi, con un grande bacio. Così, vedete? A tutti. Dio ci benedica e che possiamo vivere fraternamente finché il Signore ci rapirà attraverso Gesù. Appena si chiude il video, vi metterò il link diretto qui del video in diretta che potete copiarlo. Selezionando il link potete copiarlo e mandarlo in tutto il mondo. Sicuramente anche le na altre nazioni troveranno aiuto. Anche che non comprenderanno la lingua, ci sarà sempre un italiano nelle altre nazioni che è in cerca della pace di Dio. Perché come io sono stato in Germania e sono in Germania, anche gli altri sono all'estero, chi in America, chi in Inghilterra, chi in Francia, chi in Russia. In tutte le parti del mondo potranno avere l'aggancio. Perciò diffondiamo questo video in tutto l'universo. Se può arrivare anche nei satelliti, mandateglielo pure. Se può arrivare anche in TV, mandateglielo pure. Se mi chiameranno, sono disposto anche a parlare in diretta in TV. Certamente non ho nessuna vergogna, sono un figlio di Dio, non faccio niente di male, aiuto le persone. Spero che non ne avete neanche vergogna voi a mandarmici, perché anzi dovete essere onorati, come io sono onorato di appartenere a Dio e a Gesù. Pace del Signore, una buona domenica a tutti quanti. Amen. Sto chiudendo. Di nuovo un bacio. Amen.